In quale abisso siete caduti? Il rifiuto di tornare a Dio per mezzo della conversione ha portato tutta l'umanità sulla strada arida e fredda dell'odio, della violenza, del peccato e di una sempre più vasta impurità. Oggi, ricordati i 70 anni della mia prima apparizione, nella povera cova d'Iria, in Fatima, dove dal cielo sono venuta per donarvi il mio messaggio di conversione e di salvezza. Da allora, il succedersi di questi anni è stata una continua conferma di ciò che io vi avevo predetto. Il rifiuto di tornare a Dio per mezzo della conversione ha portato tutta l'umanità sulla strada arida e fredda dell'odio, della violenza, del peccato e di una sempre più vasta impurità. Le guerre si sono continuamente succedute le une alle altre e nonostante tanti sforzi compiuti non siete ancora riusciti a costruire la pace. Anzi, mai come oggi il mondo viene sempre più minacciato da una sua stessa autodistruzione. Non si è voluto rispondere alla mia domanda di preghiera che allora io vi avevo fatto, specialmente con la recita frequente del Santo Rosario per ottenere la conversione dei peccatori e la salvezza di tante anime, esposta al grave pericolo di perdersi eternamente. Così la notte del peccato ha avvolto il mondo ed il male si è ovunque diffuso come un terribile cancro. Non si vuole riconoscere il peccato come un male. Anzi, esso viene apertamente giustificato ed esaltato come un bene. Non ci si confessa più, si vive e si muore abitualmente nel peccato mortale e ogni giorno quante anime vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per la loro salvezza. Non è stata accolta la mia domanda di consacrarmi la Russia da parte del Papa assieme a tutti i vescovi. E così essa ha diffuso i suoi errori in ogni parte del mondo. Vivete in una umanità che ha costruito una nuova civiltà atea e antiumana. Non si ama più, non si rispettano più la vita ed i beni del prossimo. Le fiamme dell'egoismo e dell'odio spengono quei semi di bontà che spuntano ancora dal cuore degli uomini. I poveri sono abbandonati, i piccoli vengono insidiati e nutriti col cibo avvelenato dello scandalo, i giovani sono traditi ed avviati a precoci esperienze del male, i focolari domestici sono profanati e distrutti. Quanto è grande la vostra desolazione, com'è densa la tenebra che vi avvolge, in quale abisso siete caduti, Satana? È riuscito ad estendere ovunque il suo regno di tenebra e di morte e domina da sicuro vincitore. Ma ora iniziate a vivere quanto io a Fatima vi ho predetto per gli ultimi anni di questo vostro secolo e che ancora viene custodito sotto il velo del segreto. Questi sono i miei tempi, dopo i dolorosi anni del trionfo di Satana. Ora iniziano gli anni del trionfo del mio cuore immacolato. Per questo oggi vi invito tutti ad assecondare questo mio disegno, ad accogliere questa mia opera di amore che io stessa sto facendo in ogni parte del mondo con il mio movimento sacerdotale mariano. E mi servo ancora di te, mio più piccolo bambino. E ti porto in ogni parte, anche in luoghi tanto lontano, per una nuova ed estrema azione di richiamo. Ormai i grandi avvenimenti sono giunti. Per questo il mio Papa ha indetto uno straordinario anno mariano. Allora entrate tutti nel rifugio che il mio cuore immacolato vi ha preparato. Questi sono gli anni in cui, dal profondo abisso di tenebra e di desolazione, io vi condurrò al più alto vertice di luce, di grazia e di amore, perché per mezzo del trionfo del mio cuore immacolato risplenderà su tutto il mondo il glorioso regno di mio figlio Gesù.